Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Señoritas y Señores, Signore e Signori, va ora in onda e sta per iniziare The Rock Band History, la rubrica musicale che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, a cura di e con Gianluca, su Science Web Network in www.sciencewebnetwork.net. Puntata numero 31, in onda tutti i giorni dal lunedì 20 agosto 2012 alla domenica 26 agosto 2012. Ogni giorno alle ore 00, alle ore 6, alle 12 e alle 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, Set, Central European Time in Science Web Network. In sottofondo state ascoltando gli Electric Fans dall'album Science Friction. Bene, cari amici web radio ascoltatori, ancora un ben sintonizzati qui su www.scienceswebradio.net con il vostro Gianluca per una nuova puntata di The Rock Band History, puntata dedicata anche questa volta ai mitici e grandiosi Queen, di cui stiamo parlando in queste ultime puntate ormai da un mesetto circa, anche più. E dopo aver dedicato le nostre puntate iniziali ai Dire Straits, ai mitici Led Zeppelin con i Deep Purple, i Black Sabbath, la triade che ha generato il rock, rock and roll naturalmente, ma hard rock and heavy metal, adesso proseguiamo il nostro percorso, cammino musicale con i Queen. Però prima vi voglio ricordare le solite cose, cioè che Science Web Network, ovvero Science Web Radio e Science Web TV, la trovate in www.sciencewebradio.net, che è il blog, mi raccomando, dove poterci scrivere, lasciare i vostri commenti, idee, opinioni e quel che volete scrivere. Noi siamo aperti a tutto. E poi il mitico sito che il grande Science finalmente ha creato, che è in www.sciencewebradio.it. Il sito è .it, il blog è .net, sempre Science Web Radio, e vi consiglio di andarlo a visitare, così fate contenti, contenti noi di Science Web Radio, ma soprattutto noterete che non è più una leggenda metropolitana, ma è una finzione divenuta realtà grazie alle potenti e poderosi mani del saggio Science. E vi ricordo gli appuntamenti, anche c'è Science che dall'altra parte sorride, contento e divertito, perché sta come sempre assistendo a questa registrazione. Naturalmente vi ricordo che la puntata va in onda per tutta la settimana nelle quattro fasce orarie che ben sapete, ma è anche a disposizione, ormai Science la monta anche visibile, non con me naturalmente per il momento, per fortuna, in www.scienceradio.net, che è il blog, ma prossimamente magari ci vedremo anche, cari amici. Lo so che Science freme per mandarvi il video, ma aspettate un po'. E vi dicevo anche che ci trovate in Facebook, nella nostra pagina Facebook, che è appunto Science Web Radio, e poi anche sempre in YouTube con il nome Science Radio, tutto attaccato, troverete le cose caricate dal mitico e grande Science. Ed infine con Twitter ci troverete con il nome Science Radio, tutto attaccato, minuscolo, le nostre caselle di posta elettronica, dove scriverci le vostre email per contattarci per qualsiasi cosa, per venire ospiti nelle nostre puntate delle dirette web radiofoniche dei lunedì sera, che diventeranno web TV anche. Se avete un gruppo, un'attività, un'associazione, qualsiasi cosa, contattateci pure, che da settembre di quest'anno, ovviamente 2012, riprenderemo dai primi di settembre con alcune puntate, e poi da ottobre alla grande ogni lunedì vi aspettiamo quasi, poi vi informeremo con gruppi strepitosi e artisti e quant'altro. E sono, e andiamo, info@science.com per contattare Science Web Radio e il mitico Science. Gianluca@science.com per contattare il sottoscritto Gianluca se volete venire ospiti e per le selezioni di rock band che sto facendo per trasmissioni televisive e per Science Web Network. E poi per il nostro Riccio Incazzato, che cura l'editoriale, la pagina culturale, appunto, è riccio.incazzato@science.com, ed il grande e mitico Luca, la nostra punta di diamante,
il nostro cervello, il nostro critico, il ricercatore esecutore, luca@science.com. Bene, cari amici, allora riprendiamo con la storia di Queen, dove eravamo rimasti l'altra volta. Ormai notate che non vi faccio più mai un sunto delle puntate precedenti, sennò staremo qua fino praticamente a mezzanotte del giorno dopo. Già mi sono mangiato diversi minuti che ho a disposizione, naturalmente, e qui già a metà del tempo l'ho divorato dicendovi appunto queste cose importantissimissime. Mi raccomando. Riprendiamo, appunto, dicevo che appunto alla fine del 1980 il quartetto e Queen avevano già appunto venduto in tutto il mondo un totale di 45 milioni di album e 25 milioni di singoli. Incredibile davvero. Bene, riprendiamo da qui. A fine ottobre del 1980 cominciò la parte europea del The Game Tour, dopo numerose difficoltà d'organizzazione, e partì nel marzo del 1981 il South America Bites the Dust, arrivando così in paesi che non avevano mai toccato in precedenza, come ad esempio l'Argentina ed il Brasile. E nel periodo successivo alla loro visita figurarono 10 album dei britannici nella classifica argentina dei 10 album più venduti. Incredibile davvero. Il 20 marzo, sul palco dello stadio Morumbi di San Paolo, i Queen furono ascoltati e naturalmente visti da oltre 131.000 spettatori, record davvero assoluto di paganti per un concerto rock. E nello stesso mese Roger Taylor, il batterista, pubblicò da solista Fun in Space, primo LP fuori dai Queen di uno dei membri, e il disco, che lo vede anche come cantante e diciamo suonatore di tutti gli strumenti, ebbe un buon risultato commerciale, decidendo tuttavia di non separarsi ovviamente dal gruppo. Dopo il successivo tour sudamericano di successo ottenuto, il gruppo si ritrovò nei Mountain Studios per ricominciare a lavorare ad una nuova opera, e David Bowie, che frequentava le stesse sale di registrazione, strinse amicizia con May e Mercury, dalla quale uscì una jam session che portò alla nascita di Under Pressure, il cui singolo uscì il 25 ottobre del 1980, naturalmente, stiamo parlando sempre di quell'anno, e diciamo che, diciamo così, insomma, si piazzò al primo posto della chart inglese. Nel Nord America invece questo arrivò al 29esimo posto, e a metà settembre il quartetto suonò ancora in Sud America, sempre per la prosecuzione di The Game Tour nel Gluttons for Punishment Tour. A causa di numerosi poi problemi organizzativi e di sicurezza, loro stessi decisero di, diciamo così, terminare prematuramente la serie di spettacoli, concludendo la tournée in Messico. Il 3 novembre del 1981 uscì la loro prima raccolta ufficiale, Greatest Hits. Sì, scusatemi, parlavo del 1981, in effetti finora ho detto 1980, ma intendevo 81, sì, ormai qua con l'età siamo andati via di testa. E appunto dicevo, uscì Greatest Hits insieme a Greatest Flicks, antologia di tutti i video realizzati fino a quel momento dai Queen, formato da 17 singoli che percorrono i primi 10 anni delle regine dei Queen. Appunto, l'album entrò in classifica direttamente al secondo posto e con oltre 300.000 copie vendute ottenne subito il disco di platino. A dicembre del 1981, di quell'anno appunto che sbagliai poc'anzi, i Queen si ritrovarono negli studi Musicland in Monaco, in Munich, la mitica appunto città la mitica città, io l'adoro, naturalmente l'amo, bavarese, del sud della Germania, qui appunto dove passi da noi, dove siamo noi, e dove a causa però della stanchezza dovuta alle numerose tappe in giro per il mondo e ai numerosi impegni musicali, nonché condizionati anche dalla vita notturna della città bavarese, non riuscirono per niente a lavorare quasi mai in condizioni psicologiche perfette. E il loro dodicesimo disco, Hot Space, uscì il 21 maggio del 1982, quindi l'anno successivo, preceduto dal singolo Body Language, che venne apprezzato però dalla critica, arrivando al 25esimo posto in Inghilterra, risultato in parte dovuto alla censura del video da parte di MTV, perché ritenuto spinto, e qui forse per l'epoca, perché oggi vediamo dei video molto più spinti che sarebbero, vabbè, lasciamo perdere, piccola divagazione mia. E all'11esimo posto negli Stati Uniti, l'8 aprile del 1982, i Queen
diedero il via al Lost Space Tour, e la prima tappa fu nella, diciamo così, nella mitica Svezia, a Göteborg, grande bella città che devo dire deliziosa, carina, vi consiglio di andare a visitare se fate un giro da quelle parti, dove per l'importanza dell'elettronica nella loro musica e per precisa volontà di Freddie Mercury, che voleva occuparsi in minore misura del piano durante i concerti, insieme ai quattro storici componenti della band salì l'ex Mott the Hoople Morgan Fisher, che cominciò ad occuparsi delle tastiere, e dal 1984 fino al 1991 il tastierista ufficiale fu invece Spike Edney. L'ultimo lavoro discografico dei Queen continuò ciò che era cominciato con The Game, proseguendo nel sound diciamo un po' dance rock e pop, abbandonando ulteriormente le sonorità hard dei primi anni della band. E l'album, che deluse un po' i fan della vecchia guardia, caratterizzato anche da alcuni brani in black music come l'R&B di Black Chat, uscito come singolo il 9 agosto e arrivato alla 40ª posizione in Gran Bretagna, e il Soul di Cool Cat, fu il risultato dello sregolato stile di vita che condussero a quell'epoca i Queen, provocando però una generata incompletezza e frettolosità anche di composizione delle canzoni, talvolta diciamo così buttando via quell'ottimo potenziale che avevano. E Under Pressure, composta appunto insieme a David Bowie, risultò la canzone simbolo di quell'album, nonché la più apprezzata. Il disco riscosse comunque un discreto successo, arrivando al quarto posto delle graduatorie inglesi e aumentando la stima della stampa nei confronti del quartetto. The Game venne tuttavia praticamente ignorato dalle stazioni rock americane, scomparendo quasi del tutto dalle classifiche di Billboard e minando così la fama dei Queen negli Stati Uniti. E infatti la seconda parte dell'Hot Space Tour risultò l'ultima tournée della band nel Nord America. Una volta terminata la serie di concerti, alla fine del 1982, i Queen decidettero di comune accordo di separarsi, e questo fu dovuto sia all'insoddisfazione dei fan, così come della band stessa, della qualità del loro ultimo lavoro, nella quale non si riconoscevano più, e sia al deterioramento anche progressivo dei rapporti personali all'interno del gruppo, e come abbiamo visto questo spesso accadeva in diversi altri gruppi, non solo questi qui, non solo quelli famosi, ma anche meno famosi. Dunque, per l'intero 1983 non vennero organizzate né pubblicazioni né tournée da nessuna parte, da parte del quartetto, e nessuno dei componenti giudicava questo diciamo così loro scioglimento una separazione definitiva, ma semplicemente una lunga pausa di riflessione. E i quattro cominciarono così a dedicarsi a progetti solistici. Freddie Mercury collaborò con Giorgio Moroder registrando Love Killers, canzone inserita nella versione ricolorata e ridoppiata di Metropolis. Il cantante cominciò anche a lavorare a Mr. Bad Guy, che diventerà in futuro il suo unico album da solista. Brian May, il chitarrista, invece produsse Letting Loose degli Heavy Petting e pubblicò insieme a Eddie Van Halen e Alan Grazer Starfleet Project, un EP composto da tre lunghi brani, mentre Roger Taylor, il batterista, dopo aver collaborato a Vinyl Confession dei Kansas, lavorò con Rick Parfitt per Strange Frontier, suo secondo album da solista pubblicato nel 1984. John Deacon, invece il bassista, non intraprese nessun progetto musicale, decidendo di dedicarsi a tempo pieno alla propria famiglia. Bene, cari amici, anche per questa volta il tempo a mia disposizione è finito già da parecchio. Vi auguro un buon proseguimento qui sulle web radio frequenze di Saius Web Radio, nonché di Saius Web Network. Vi ricordo che ci rivediamo, e anzi risentiamo meglio, alla prossima settimana, e poi chissà ci rivedremo, anzi vedremo prossimamente, magari appena possibile. E naturalmente stay on time here and be happy, be safe, and don't let anybody put you down, because we are rock and roll forever. Ladies and gentlemen, you have listened to The Rock Band History by Gianluca on Saius Web Network. Ciao!